Ultimamente, con particolare riferimento a questo video che vi lascio in allegato in alto a destra, se cliccate lo vedete, abbiamo parlato molto spesso delle regolamentazioni su Bitcoin, delle loro conseguenze sull'ecosistema, sugli utenti, sulle piattaforme e soprattutto se sono un bene oppure no. La mia opinione è sempre stata e ancora è che delle normative, se non troppo opprimenti, chiaramente non devono essere dei capi al collo per l'utente né sottoporre a oneri troppo complicati che gli fanno passare la voglia, insomma, di utilizzare Bitcoin, ma così non è, attenzione, sono una cosa positiva perché creano terreno fertile poi per l'adozione di massa. E oggi infatti ho deciso di fare questo video di follow-up dove riprendo un po' dei concetti spiegati nel video precedente, ne approfondisco altri e ne introduco altri, soprattutto perché ho ricevuto tantissimi feedback da voi, la cosa mi è piaciuta davvero tanto e allora ho deciso appunto di continuare la discussione. I vostri feedback ovviamente erano alcuni positivi, alcuni negativi, nel senso qualcuno di voi è d'accordo con me sulla positività dell'applicazione di normative, linee guida, altri invece credono che le normative in un ambito, in un campo come quello di Bitcoin e delle criptovalute siano assolutamente superflue oppure addirittura sbagliate, ecco, eticamente se vogliamo, oppure comunque un altro modo per riportare le cripto a quello che sono le fiat attualmente, per controllarle, ecco, e quindi voglio esprimere la mia opinione anche su questo, perché non sono d'accordo assolutamente con questa idea. Quindi buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Spero che questa discussione vi dia qualche nuovo spunto, insomma, per pensarla diversamente oppure per convincervi ancora di più delle vostre idee. Prima di iniziare però vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video, che sapete che per me è un grosso incentivo a continuare a produrre video sempre più di qualità. Infine iscrivetevi e seguitemi sui vari canali social, qua su YouTube cliccando iscriviti e la campanellina per ricevere tutte le notifiche e essere sempre sul pezzo. Sugli altri canali social trovate i link in descrizione. Bitcoin e normative. Allora, la più grande, diciamo così, tematica di discussione riguarda la privacy, perché il timore di molti è che queste normative spazzino via la privacy degli utenti, in quanto l'utente è tenuto a dichiarare alle piattaforme, dei dati sul suo reddito, insomma, un po' come succede attualmente con gli istituti finanziari o bancari, che quando aprite un conto vi chiedono quanto guadagni l'anno, da dove arrivano, dove abiti. Sei ricco, sei povero, insomma, cose di questo tipo. E adesso, col fatto che con la nuova normativa in arrivo in questo mese, gli exchange di cripto e i custodial wallet saranno equiparati a tutti gli effetti a provider di servizi finanziari, dovranno chiedere, insomma, le stesse informazioni. Ok, questo è vero, è una cosa forse in più che grava sull'utente, ma quanto grava in verità in termini di privacy? Perché comunque noi quando operiamo sugli exchange, cioè se io voglio acquistare Bitcoin in euro, devo comunque già sottostare a delle pratiche di verifica di identità sul, credo, la totalità degli exchange. Se conoscete un exchange che non siano quelli pseudo DEX tipo appunto BISC o simili, che fanno acquistare in euro, attenzione, in valuta fiat, le cripto. Cioè, non lo so, se ne conoscete uno appunto che non chiede KYC, fatemelo sapere perché ben venga e che non abbia un limite di 50 euro al massimo acquistabili o cose del genere. Perché appunto la legge già impone che se una piattaforma ti vende un asset come Bitcoin utilizzando valuta fiat come l'euro, quantomeno tu devi verificare la tua identità, dove abiti e dirgli insomma sono una persona pulita, lo scopo è quello, perché il KYC sta proprio per Know Your Customer, ovvero sapere che il tuo cliente è una persona affidabile, non un criminale, non un terrorista e cose di questo tipo. Quindi sotto questo punto di vista io credo che già la privacy venga a mancare, in quanto noi ci apriamo completamente, forniamo tutti i nostri dati a questa piattaforma. Quindi l'arrivo di questa nuova normativa non credo che vada a gravare ulteriormente sulla privacy che già non c'è, perché sanno benissimo tutti i nostri movimenti. Nel momento in cui associ ad un wallet, ad un address, un nome, un cognome, tu stai tracciando già quella persona. Tra l'altro, aziende come Coinbase, per dirne una, hanno acquisito, c'è stato un po' questo trend nell'ultimo anno, di acquisire aziende di chain analysis. Per quale motivo? Perché ovviamente
Tutti gli exchange ormai al loro interno hanno un ufficio di chain analysis, vuoi perché per questioni appunto di antiterrorismo, di antiriciclaggio, vuoi semplicemente per le questioni di hack, qualora, come è stato nel caso di Binance, come è stato nel caso di altri exchange, vengano perpetrati degli attacchi, no? Volti comunque a fare del danno all'utente o alla piattaforma, bisogna avere comunque un'intelligence dentro all'exchange che sia in grado di tracciare poi quelle coin dove sono finite, che giro hanno fatto. Quindi tutto questo per dire che, tra l'altro, per Coinbase era saltato fuori anche un mezzo scandalo, ricordo, con l'acquisizione di Neutrino, che era un'azienda appunto di chain analysis molto famosa, era uscito fuori proprio questo discorso legato alla privacy della serie. Ci stanno già osservando, ci stanno già tracciando, ma perché sicuramente dal momento in cui riescono ad associare un nome e un cognome a un address, da quel momento lì uno diventa tracciabile, la privacy già per me è persa. Ok, la privacy è un valore importante, sono assolutamente d'accordo, però non bisogna farne un discorso da bar, nel senso, se io sono un fautore della privacy e credo fortemente nella privacy e voglio utilizzare i bitcoin per quel motivo, cosa devo fare? Mino i miei bitcoin, me li metto nei miei cold wallet, li scambio utilizzando i DEX e allora nessuno saprà mai che sono esistito e che ho avuto quei bitcoin, ok? Questo vuol dire tutelare la propria privacy, ma non vuol dire andare a fare un account su Coinbase, comprare i bitcoin e poi spostarli in giro per i mixer. Perché quello vuol dire anzi dare dei segnali che io sto facendo cose che potrebbero non essere cioè viste in maniera buona. Capite cosa intendo dire? Cioè, se uno vuole fare rimanere nell'ombra, lo può fare e lo potrà fare anche dopo le normative, perché queste normative andranno a regolamentare le piattaforme, non il Bitcoin. Attenzione che c'è una differenza abissale. Molti stanno interpretando male, temendo che possedere Bitcoin debba significare finire su una sorta di lista nera di qualche tipo ed essere tracciati e avere gli occhi addosso. Non è assolutamente così, perché ai fini fiscali è un altro conto. Andrebbero dichiarati Bitcoin nel quadro RW, nella dichiarazione, eccetera, eccetera. Quello è un altro conto che non ha a che vedere con l'antiriciclaggio, ma semplicemente per trasparenza fiscale. E questo è già in vigore da sempre, ok? Questo discorso invece è legato alle normative antiriciclaggio. Prevede appunto una regolamentazione di questo tipo sulle piattaforme, okay? Sui gateway fiat crypto, sugli exchange e sui wallet custodial, coloro che custodiscono per noi del valore a tutti gli effetti e quindi insomma fungono appunto da provider di servizi finanziari e devono sottostare a queste normative. Ma non significa che l'utente che possiede Bitcoin deve per forza di cose dare tutte le proprie informazioni, perché se uno non utilizza queste piattaforme, allora comunque può mantenere la sua privacy in maniera assolutamente tranquilla. Bitcoin e le cripto hanno come filosofia, secondo me, quella di permettere di scegliere. Uno può scegliere e questa è l'ennesima dimostrazione, perché se io voglio la privacy, agisco in un certo modo, è più difficile? Certo che è più difficile, perché devo conoscere più cose. Devo stare attento a più cose, devo gestirmi in autonomia le mie coin, usare i DEX è più difficile che usare gli exchange, eccetera, eccetera. Però lo posso fare e lo potrò sempre fare perché Bitcoin è nato decentralizzato, è nato libero, in quanto tale non è possibile regolamentarlo, inteso come restringerlo, porre dei veti, dei limiti o delle imposizioni, perché Bitcoin non le accetta per natura, ok? Quello che si può regolamentare sono le piattaforme, le aziende che operano utilizzando Bitcoin. Quindi questa è la prima cosa da fare propria, che Bitcoin non si potrà mai regolamentare in quanto tale. E questa è una delle conquiste maggiori, ovviamente, di Bitcoin, la decentralizzazione, l'essere borderless, censorship resistant e tutti quei discorsi che già conosciamo. Il bene invece di regolamentare queste piattaforme e quindi i flussi fiat crypto è quella di dare terreno fertile ad aziende, investitori, istituzioni che vogliono magari operare nel settore. Per aziende intendo aziende serie, non intendo un ICO a caso che vuol fare un token per scammare la gente, ma proprio quelle aziende che vogliono creare un servizio, creare un qualcosa per le persone, ok? Per permettergli di acquistare facilmente Bitcoin, per permettergli di usarli come forma di pagamento, di accettarli nella loro
loro attività, di diversificare i loro investimenti includendo anche Bitcoin, insomma tutti quei discorsi di implementazione, di adozione di massa che tanto noi vogliamo e professiamo. L'adozione di massa non può prescindere da una sana regolamentazione, dove per sana intendo appunto non opprimente, cioè non deve essere un qualcosa che se tu hai dei Bitcoin devi stare attento a fare 100.000 dichiarazioni, a non spenderli, a non fare, perché altrimenti uno dice allora vabbè, io ne faccio a meno tranquillamente e dormo sereno. Una sana regolamentazione significa appunto regolamentare le piattaforme di accesso al mondo Bitcoin con gli euro per tutelare le persone che lo vogliono fare. Tutelarle come clienti in primis, per avere appunto la possibilità di appello, no? Nel caso in cui succeda qualcosa, e in secondo luogo le aziende che ci vogliono costruire sopra, sviluppare sopra. Per quale motivo? Immaginatevi di voler appunto aprire un'azienda, no? Che tocca un qualcosa di nebbioso, ombroso come può essere Bitcoin, sapendo che non c'è una normativa chiara, che non si sa bene che cosa devi dichiarare, che cosa no, che cosa è giusto, cosa è sbagliato. Ma voi lo fareste esponendovi al rischio di andare poi a fare dei casini, piuttosto che magari tra un anno esce una normativa che vi costringe a una ristrutturazione aziendale, a cambiare completamente appunto il vostro modo di fare, eccetera eccetera? Oppure aspettereste appunto che ci fossero queste regolamentazioni un po' più chiare? Beh, io credo che sia ovvia la seconda ipotesi, e quindi ecco, questo è uno dei motivi. E potrei andare avanti all'infinito, perché davvero una sana regolamentazione accelera l'adozione di massa, perché attira nuove persone, soprattutto dà una parvenza di legittimità al Bitcoin stesso e alle criptovalute, che finora purtroppo non hanno mai avuto, anzi hanno sempre avuto una fama non bellissima tra coloro che sono esterni a noi, perché dobbiamo guardare a quelle persone. Finché siamo noi che siamo dei fanatici, degli smanettoni, che conosciamo, cerchiamo, ci informiamo, siamo veramente una nicchia, siamo una briciola nel mondo. Noi, cioè, non possiamo basare il concetto di adozione di massa su quello che vediamo noi e pensiamo noi. Dobbiamo metterci nei panni della persona media. La persona media ha bisogno di sicurezza, semplicità, normative che gli dicano sì, se fai così sei tranquillo, ti tuteliamo noi. Ecco, questo è il percorso che bisogna seguire per fare crescere Bitcoin in maniera sana e portarlo davvero all'adozione di massa. Termino facendo un esempio riguardo a quello di cui ho parlato prima, ovvero il lato aziendale di voler costruire utilizzando Bitcoin un'azienda che implementi Bitcoin. Guardate il caso ad esempio della canapa legale, della cannabis legale. Ci sono state tantissime zone d'ombra dove molti si sono buttati a capofitto per poi sbagliare, perché poi ovviamente la regolamentazione è arrivata un po' alla volta, ha costretto alla chiusura di tantissime attività, e adesso non dico che è una bolla che è scoppiata anche quella lì, però poco ci manca, insomma sapete bene, in qualsiasi città, sicuramente anche nelle vostre, saranno sbucati come funghi queste pseudo farmacie che vendevano canapa legale, poi sono sparite una dopo l'altra, insomma, perché appunto alcune le hanno fatte chiudere, il volume d'affari si è ridotto perché non potevano vendere quello che pensavano di poter vendere, eccetera eccetera, e poi così è diventato. Ecco, non deve succedere anche su Bitcoin, devono esserci delle regolamentazioni chiare, deve esserci un percorso di crescita che vada a braccetto tra gli enti regolamentatori e le persone che lo vogliono utilizzare, magari qualche esperto che aiuti a lastricare, diciamo così, una strada che poi sia facilmente percorribile agli utenti, agli investitori, agli imprenditori, e permetta poi di far crescere questo ecosistema nella maniera più sana possibile. La privacy, state sicuri che non ve la toccherà mai nessuno, se la volete per davvero. Però non venite a urlare, no, buh, abbasso le regolamentazioni, viva la privacy, se poi avete comprato su Coinbase i Bitcoin, o magari se avete fatto l'airdrop su blockchain.com per 50 euro c'era gente che dava i documenti di padre, madre, zio, trisavolo, eccetera eccetera, ecco, e poi magari sono gli stessi che vogliono la privacy. Non funziona esattamente così. Cosa ne pensate? Vorrei continuare questa discussione. Tra l'altro ho sulla lista alcuni esperti che vorrei intervistare, ma esperti intendo imprenditori che lavorano in questo settore, e magari ve ne spoilerò già uno. Sto contattando quelli di The Rock Trading e vorrei intervistare il loro CEO proprio riguardo al suo punto di vista su queste regolamentazioni e al percorso che si può fare, soprattutto come comportarci per stare tranquilli
e sapere di star facendo le cose per bene. Se avete domande, dubbi, qualcosa che gli vorreste chiedere anche voi, che io farò da passaparola, mi raccomando, scrivetemelo nei commenti. Io sono ben felice di portare avanti questo argomento e spero che sia uno dei temi principali dell'anno 2020, la regolamentazione sana del mondo cripto. Ditemi la vostra, vi saluto, buona serata e alla prossima.